Il 3 giugno 1997 la principessa Diana arriva alla Royal Albert Hall di Londra per assistere al Lago dei Cigni. Radiosa, sembra addirittura felice. Al collo una collana disegnata proprio per lei. 178 diamanti e perle dei mari del sud. Classica ama la moda nel suo stile. Come a dire, basta con i vecchi gioielli della corona. Io sono mia, questa è la nuova Diana. E questa fu la sua ultima apparizione pubblica. L'oramai leggendaria collana del Lago dei Cigni era stata creata per lei, ma non fu mai sua. Quella sera era in prestito. Diana avrebbe conosciuto Dodi al-Fayed solo qualche giorno dopo. La fine della favola triste la conoscono tutti. Quello che non tutti sanno è dove finì la collana. Un ricco uomo di affari inglese la regalò alla moglie, che non volle neanche toccarla, in segno di rispetto per la principessa triste, oppure, chissà, per scaramanzia. Quindi finì in America. Oggi appartiene a Ginsburg, importante famiglia ucraina. Sono loro che l'hanno messa in vendita. Verrà battuta all'asta a New York, valore stimato fino a 12 milioni di sterline. La metà del ricavato sarà devoluto alla ricostruzione dell'Ucraina. A Diana, che ha sempre sposato la causa dei più deboli, sarebbe piaciuto così.